Tutto pronto per la settima giornata del campionato regionale di Serie C femminile in campo al Palamucci. Eagles Aprilia, Villa Aurelia, Juvenia si affrontano. Questa avanti, Vattone in spaccata, non riesce a recuperare, poi lì c'è il tiro! Il gol di Boni, neanche un giro di lancetta e Boni porta in avanti la Villa Aurelia Juvenia. Proprio al limite dei 4 secondi con la testa, Boni allontana, fa sua la sfera d'Alessio, prova la fiondata e c'è la possibilità del pareggio. Ci prova Vattone, palla di poco sopra la traversa. Mannella in avanti, D'Alessio, Lovero se ne va da sola, poi il tiro, palla che finisce dal braccio del portiere avversario che subito rimette in movimento le compagne di squadra. Ci prova adesso Michelangeli verso destra dove c'è Delia che mette in movimento Cavallari, prova la soluzione, la risposta di Mannella. Mannella, Troncacci, si gira, si avvita, prova la soluzione, Buzzi, perché bisognerebbe gestire un po' più con calma il pallone. Vattone recupera, prova a saltare la sua avversaria che manda l'Eagles prima, il Priglia, la battuta del calcio d'angolo, poi adesso ci prova ancora Vattone, portiere dell'Eagles con la Iaco. Vattone prova la soluzione in diagonale, nulla. Petrucci, esce Giondi di prepotenza, Leopardi, adesso ci prova Leopardi in due tempi, simile a quella che prende Vattone, parte Vattone, il gol del pareggio dell'Eagles Aprilia, 1-1, la rimette in parità Fabiana Vattone. D'Alessio si fa soffiare il pallone, Formigoni, poi si riorganizza insieme a Cavallari, lotta da sola in mezzo a tante avversarie, poi si fa soffiare il pallone, Cavallari, esce poi il tiro, doppio tentativo della Villa Aurelia Juvenia. De Lucia, la rincorsa e c'è il gol del vantaggio su calcio di punizione. Mannella subito in avanti, c'è D'Alessio, lotta e colpisce, ma c'è Buzzi a dirgli di no. Mannella, palla che arriva dalle sue parti, la prende, la rilancia lungo dove c'è Vattone, pronta, il gol che vale il pareggio. E Mannella fa sua la sfera, Boni gli toglie il pallone, Leopardi prova, grossa ingenuità in difesa e spalla che finisce sotto le gambe di Mannella. Mannella verso D'Alessio, lascia Lovero, non trattiene questa volta Buzzi, Vattone, D'Alessio il piattone, Buzzi rispinge con i piedi, Mannella, Giondi e l'arbitro Coletta della sezione di Frosinone fischia per 3 volte, dice che può bastare. L'Eagles Aprilia battuta in casa dalla Villa Aurelia Juvenia per 3-2.